La città dei Santi, la città medievale e la città dei Romani sono state queste le tappe di un interessante sopralluogo che si è tenuto nei tre cantieri del PIX, il programma integrato città sostenibile, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Protagonisti della visita il vice sindaco con delega all'attuazione del PIX Francesco De Pierro, il dirigente dell'ufficio PIX Antonio Iadicicco, il responsabile del PIX Maurizio Perlingieri, l'assessore comunale al turismo Attilio Cappa, il consigliere Antonio Picariello, il responsabile unità per il coordinamento del sistema di attuazione del PIX e monitoraggio degli interventi Giovanni Racioppi e i RUP. TV7 ha incontrato il vice sindaco Francesco De Pierro. Ascoltiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di TV7. Il sopralluogo di oggi ha questa finalità, appunto quella di verificare un po' lo stato dell'arte dei lavori complessivamente. È presente il RUP, il direttore dei lavori, il responsabile del programma PIX, il dirigente Iadicicco ci sta raggiungendo. Questo lavoro è in dirittura d'arrivo. Entro metà della prossima settimana dovrebbero essere ultimati i lavori, diciamolo entro la settimana prossima. Mi garantiva adesso il RUP che entro l'architetto Mainolfi che per fine mese l'opera dovrebbe essere anche collaudata, fine mese di novembre, quindi da dicembre riconsegneremo anche quest'altra progettualità PIX alla città di Benevento. Questo è un altro fiore all'occhio della programmazione dell'amministrazione Mastella. Abbiamo voglia di riaprirlo alla città, di far capire cosa abbiamo riqualificato, il prestigio e l'importanza di quello che abbiamo riqualificato, quindi non vediamo l'ora che questo accada. Nell'ordine di una trentina di giorni questo progetto lo portiamo ultimato. È un tassello di fondamentale importanza che si aggiunge al percorso turistico della città, ma tutti i progetti PIX hanno questa primaria importanza, quella di coniugare, congiungere, allargare, integrare la potenzialità turistica, la vista attrattiva turistica di questa città, perché abbiamo avuto come amministrazione Mastella il coraggio di investire e di andare a riqualificare i siti storici e archeologici della città. Io tengo sempre a precisare che io li definisco questi atti di coraggio, perché quando tu tocchi i siti storici e archeologici è chiaro che naturalmente ti devi imbattere anche in una serie di problematiche e prerogativa di natura archeologica. Per fortuna c'è stato un rapporto e c'è tuttora un rapporto di grandissima cordialità istituzionale con la soprintendenza. Le piccole criticità le abbiamo superate di volta in volta. Per noi partire da un sito storico sul piano archeologico significava partire dal progetto basico. Tutto quello che poi abbiamo rinvenuto nelle varie progettualità PIX, parlo in termini di reperti, di resti, non è altro che un impreziosimento di quello che era il dato iniziale che ci siamo posti anche come obiettivo, e mi riferisco in particolare a Piazza Cardinal Pacca, dove i reperti che sono stati ritrovati saranno adeguatamente preservati e documentati con un dato scientifico da parte appunto della soprintendenza. Quindi non solo Piazza Cardinal Pacca, per fare un esempio di scuola, sarà riqualificata rispetto ad una piazza che era un vero e proprio degrado, ma sarà riqualificata con la proiezione che ci eravamo dati. E inoltre ci saranno appunto questi reperti che saranno reinterrati e preservati, ci sarà un giardino a verde della piazza con questo info point che poi avrà appunto la finalità di indirizzare presso i vari siti turistici della città, ci auguriamo, quanti più visitatori possibili della nostra città. È stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella ad annunciare la scomparsa all'età di 96 anni dell'amata suocera Carmina, detta Minuccia Lonardo, madre della senatrice Sandra. È morta mia suocera, le volevo bene. Con queste parole commosse e sentite, Clemente Mastella ha ufficializzato la notizia sulla propria pagina social. Il ricordo nella preghiera ci sarà giovedì alle 11 a San Giovanni di Cepaloni. Numerosi messaggi di cordoglio e di affetto in questo triste momento per Clemente Mastella, Sandra Lonardo e la loro famiglia. Il gruppo di comunicazione TV7, Radio International e social del direttore Mario Del Grosso partecipa al dolore delle famiglie Mastella e Lonardo.
A pochi giorni dall'arrivo del commissario prefettizio a Torre Cuso interviene l'ex sindaco Angelino Iannella e lo fa evidenziando l'approvazione del bilancio redatto dalla sua maggioranza da parte del commissario. Il commissario prefettizio, dottor Mario Lamontagna, si è insediato venerdì 20 ottobre, spiega Iannella. Nella stessa mattinata ha approvato il documento unico di programmazione, il DUP, il bilancio di previsione 2023 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lo ha fatto senza apportare nessuna modifica agli atti che erano stati elaborati dall'amministrazione uscente, atti che erano stati sottoposti all'attenzione del Consiglio Comunale, esattamente con lo stesso contenuto che il commissario ha ritenuto di approvare. Per ben tre volte, continua Angelino Iannella, sette consiglieri comunali hanno espresso voto contrario senza alcuna motivazione. Si rafforza dunque oggi l'impressione che alla base di tale valutazione non ci fosse alcun intento di garantire gli interessi del comune e dei cittadini di Torre Cuso, ma la semplice volontà di vedere soddisfatti piccoli interessi di contrapposizione all'amministrazione comunale. È la nuova Opel Corsa elettrica? Yes. Ha una grande autonomia? Yes. Of course. È divertente da guidare? Yes. Spinge forte? Yes. Si ricarica al volo? Yes. Of course. Davvero? Yes. Of course. Vieni a conoscere la nuova Opel Corsa. Concessionaria Sara, zona industriale, Benevento. Nel corso della settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento, su disposizione del Comando Provinciale, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio e alla sicurezza nella circolazione stradale, urbana ed extraurbana. Numerose le pattuglie impiegate anche per eseguire perquisizioni personali e domiciliari, posti di controllo e di blocco, con una massiccia presenza sulle strade, in particolare in orario serale e notturno. L'attenzione è stata rivolta anche ai luoghi dove si riuniscono i giovani in occasione della notte di Halloween. Al fine di garantire una maggiore sicurezza, l'operato dei militari ha portato alla denuncia di 6 persone, al ritiro di 3 patenti di guida, al sequestro di 2 veicoli e al fermo amministrativo di 2 ciclomotori per guida senza casco. Si è svolta la prima festa dei soci militanti e sostenitori della Lega. Oltre ai dirigenti provinciali del partito e numerosi militanti, sono intervenuti il senatore Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione Industria, Commercio e Agricoltura del Senato, nonché l'onorevole Valentino Grant, europarlamentare e coordinatore regionale del partito. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i temi dell'attualità politica nazionale, tra cui le iniziative della Lega da inserire nella prossima legge di bilancio per far sì che gli stipendi e le pensioni siano più alte delle attuali, vi siano maggiori fondi per la sanità e vengano finanziate le grandi opere infrastrutturali, il tutto con più sicurezza nelle città, sui treni e ovviamente nelle strade. La Lega sul piano locale guarda con la dovuta attenzione le prossime elezioni provinciali e sottolinea ancora una volta come le sinistre in sede parlamentare si oppongono al voto, di cui la Lega è fermamente convinta, per ridare dignità ad un ente oramai svuotato di funzioni e di fondi, pur avendo una competenza delegata non secondaria. È di oggi la notizia che la Regione Campania ha approvato il piano triennale per le assunzioni dell'ospedale San Pio di Benevento, ponendo dei seri limiti in termini di nuovi ingressi, lo afferma in una nota stampa il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica. Se analizziamo quanto deciso dal presidente De Luca, prosegue Matera, troviamo un taglio alle assunzioni che passano da 1077 risorse previste dal San Pio a 476 unità. Ancora una volta la gestione De Luca penalizza il Sannio con i soliti tagli. Abbiamo detto spesso che la sanità non è e non può essere un mero calcolo di ragioneria e lo ribadiamo oggi come ieri. È organizzata per il prossimo venerdì 3 novembre a partire dalle 10.30 presso la sala conferenze del Centro per l'Impiego a via 25 luglio a Benevento la presentazione del percorso di istruzione e formazione professionale di operatore meccanico con indirizzo e lavorazione meccanica per asportazione e deformazione, alla presenza dell'assessore alla formazione della Regione Campania Armida Filippelli e del presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito.
desidero rivolgere un augurio di buon lavoro ad Alessio Zollo ed Antonio Casazza, due sanniti appena insediatisi in distinti ruoli ed in distinti contesti e che certamente opereranno con massimo profitto nelle rispettive competenze. Così il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, anche presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica, il parlamentare sannita ha salutato in primo luogo l'insediamento di Zollo quale nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria a Benevento. Contestualmente da Matera è venuto il ringraziamento all'indirizzo dell'uscente Biagio Flavio Mataluni per quanto espresso nel corso del suo mandato. Infine il messaggio augurale ad Antonio Casazza, corrente presidente provinciale di Confagricoltura, adesso eletto anche quale vicepresidente regionale della stessa associazione. Martedì 7 novembre dalle 15 alle 18.30 l'ASDIM organizza un ciclo di visite vascolari con EcoColor Doppler al carotideo, la più efficace metodologia per la prevenzione e la cura di ictus ed aneurisma. Le visite saranno eseguite dal professor Bruno Amato dell'Università Federico II di Napoli. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Per info e prenotazioni 351-71-85946, ASDIM, in Contrada San Chirico, plesso Digigarden a Benevento. La CR Messina, in vista dell'incontro di domenica 5 novembre alle 18.30 contro il Benevento allo stadio Franco Scoglio, comunica che agli abbonati verrà riservato un ingresso dedicato. È sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d'ingresso dello stadio apriranno alle 16.30. Si comunica inoltre che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita CR Messina-Benevento di domenica 5 novembre. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Prosegue la vincente tour di Sport 7 Live, il super format giallo-rosso di TV7 questa volta va in palestra per testare la propria condizione fisica e tirare di fioretto. Domenica 5 novembre a partire dalle 18 si accenderanno i riflettori della sala d'armi dell'ex colonia elioterapica Rione Ferrovia, tempio dell'Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno, che ospiterà le telecamere di TV7 per raccontare la tanto attesa gara Messina-Benevento. Il talk show di TV7 condotto dal giornalista Alfredo Salzano in onda sul canale 96 e in web streaming sulla pagina Facebook TV7 Benevento vi terrà informati raccontandovi la sfida Messina-Benevento valida per la 12ª giornata del campionato di Serie C Girone C. Si parlerà chiaramente dei recenti successi ottenuti a livello nazionale ed internazionale dalla società sannita e dai suoi atleti, con la presenza nello studio itinerante di due grandi campioni, i maestri Dino Meglio e Francesca Boscarelli. Nello studio itinerante di Sport 7 Live opinionisti, giornalisti, appassionati di calcio per analizzare la sfida tra gli Amaranto i giallorossi. Sono previsti collegamenti diretta con gli inviati di TV7 che ci racconteranno i momenti più significativi del match della squadra di mister Andreoletti a caccia di punti importanti per consolidare la posizione di alta quota nella classifica del torneo di Serie C Girone C. Il gruppo di comunicazione TV7, Radio International e Social dunque rinnova l'appuntamento di sabato 5 novembre alle 18 con Sport 7 Live sul set della sala d'armi dell'ex colonia elioterapica Rione Ferrovia, tempio dell'Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno, per seguire la partita Messina-Benevento. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.